Ciao a tutti, buonasera a tutti quanti. Adesso aspetto che i primi di voi si connettano e poi cominciamo. Questa sera facciamo una live diversa dal solito, nel senso che avrò un ospite d'eccezione, tra poco ve lo presento. Parleremo di un caso studio che abbiamo seguito sulla masterclass, nel senso che poi vi spiego bene com'è andata, e siamo qui per rispondere a ogni domanda su quello che è Facebook, quello che è il marketing online. E niente, cosa posso dirvi? Posso dirvi che per me è sempre un divertimento fare live su questo gruppo, perché siete sempre in tantissimi, siamo già in 15 dopo pochi secondi, e questa cosa mi piace. Vi chiedo, come sempre, di essere quanto più attivi possibile, e vi ricordo che noi non vediamo il nome e cognome di chi scrive il commento, quindi non prendetevela se non vi chiamo per nome quando commentate. È importante per noi che nei primi minuti ci sia tanta interazione, quindi via di commenti, via di cuoricini e quant'altro. Detto questo, vi presento il nostro ospite di questa sera. Ho l'onore e il piacere di avere l'ospite il buon Sergio Menichini, che adesso dovreste vedere. Ciao, eccolo, ciao. Qui, eccolo qua, in solo, no? Eccoci qua. No, maglia gialla e non cravatta come era stata richiesta, però va bene. No, abbiamo scelto una versione più casual, io la polo, ma semplicemente per motivi di ordinanza, e il buon Sergio invece è molto più estivo, perché giustamente è così. Niente camicie, niente cravatte, siamo qui per raccontarcela e raccontarvela. Allora, di cosa parliamo questa sera? Parliamo di live su Facebook, però prima di tutto vorrei un attimino che tu, Sergio, ti presentassi, perché a me mi conoscono, però ti avranno visto mille volte nei commenti, ma pochi probabilmente sanno cosa fai, di dove sei, eccetera, eccetera. Assolutamente, eccetera. Allora, per chi non mi conosce, vabbè, io innanzitutto sono di Napoli, penso che si senta, e poi leggermente l'accento, no, sono di Napoli, vabbè. Anche io sono uno dei grandi appassionati di questo gruppo e niente, ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare con Francesco e con tanti altri ragazzi qui dentro a un bel progetto che è durato circa 3 mesi, progetto sulla Masterclass, quindi sull'altro gruppo, dove ci siamo divertiti, abbiamo messo le cosiddette mani proprio nel dolce, nella pasta, direi più dolce, perché questo amico nostro vendeva prodotti dolciari americani, e abbiamo fatto quindi veramente una case in tempo di real time su tutte quelle che sono le tecniche e le strategie di Facebook Ads applicate realmente sul campo. Quindi vengo anche okay, come... Poi ne parliamo nel dettaglio. Comunque vengo come portavoce anche di altri ragazzi che dopo nomineremo, che sono stati molto bravi. E, nella vita comunque mi diverto a studiare il digital marketing, poi approfondiamo le varie tematiche, però sono anche un grandissimo passo. Come sei arrivato a Marketers? Guarda, Marketers, allora, ci sono arrivato, allora, l'anno scorso mi sono iscritto subito ai vari gruppi, però ero molto silenzioso, cioè nel senso che leggevo e basta, cioè nel senso partecipavo poco, interagivo poco, anche se sembro un vecchio, ne faccio 33 a settembre. Diciamo che nel mio piccolo sono 9 anni che faccio marketing online, credo che comunque non sia poco, ho comunque la mia esperienza, lavoro soprattutto su piattaforme e-commerce, prima servizi e poi prodotti, e quindi praticamente prima leggevo ed ero uno spettatore passivo, poi da ottobre, novembre, incitato un po' da un amico che saluto, che sarà sicuramente online, Armando Iandolo, con il quale abbiamo iniziato a collaborare, ho iniziato anche io a contribuire e a partecipare a Marketers, poi ho conosciuto anche meglio Francesco, siamo conosciuti benissimo anche a Rimini, ora dico anche che siamo amici, quindi nel senso si è creato un bel clima e un bel rapporto, ecco, questo è stato, diciamo, il mio trascorso con Marketers, per ora, al momento. Ok, chiedono di avvicinarti un po' di più al microfono, così ti senti. Alzo la voce, penso che così si senta meglio comunque. Sì, perché adesso mi sono avvicinato, quindi nessun problema. Ok, ti vediamo anche più grande. Più bello. Sì. Bene, allora, prima di cominciare poi a parlare delle cose tecniche, ci tenevo a dire un paio di cose. Una, che Sergio è uno degli esempi di
membri della community che io preferisco, nel senso persone che entrano studiando, leggendo, informandosi e quando possono danno sempre la mano agli altri, che credo che sia lo spirito che sta alla base dei marketers ed è quello che cerchiamo di fare tutti. E questa è una cosa bella. E un'altra cosa che mi fa sempre piacere ricordare è il fatto che, bene o male, se uno si impegna, se uno si mette a disposizione, comunque poi i risultati arrivano e si possono ottenere anche delle grandi soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo, perché ne parlavamo prima, sia nel mio caso sia nel caso di Sergio arrivano anche tanti contatti, clienti, potenziali clienti quando fai parte di community come queste. Quindi per me insomma è una cosa che mi rende molto felice quando vedo che ci sono anche altre persone che si mettono a disposizione della community, come Sergio, come Jacopo Tamburello, come tanti altri ragazzi che in questi mesi si stanno facendo notare e tra l'altro stanno portando dei risultati incredibili. Allora, passiamo un po' all'argomento della serata prima di passare poi alle domande. Come diceva Sergio prima, un po' di mesi fa, circa 4 mesi e mezzo fa, un ragazzo che è parte della masterclass, Dave, mi ha detto: guarda, io ho un e-commerce di cibo americano, quelle tipiche ciccionate buonissime che tutti vorremmo mangiare dalla mattina alla sera. Però lo gestisco da solo, faccio un po' fatica, non riesco a scalarlo e avrei bisogno di una mano. E io ho detto: guarda Dave, potremmo fare una cosa di questo genere. Chiediamo agli altri studenti della Masterclass se vogliono partecipare, se vogliono divertirsi con il tuo progetto. Tu metti il budget di ADB, noi ci mettiamo tutta la parte strategica di lavoro, insomma ci lavoriamo tutti assieme per cercare di migliorare i risultati. Perché? Perché il settore è buono, perché ci sono dei casi, perché i prodotti che vendi sono fighi e quindi possiamo lavorarci. Dave chiaramente ha accettato senza neanche pensarci. Dopo, come lui, abbiamo avuto un altro esempio di cui parliamo in futuro, che è quello di Fashion.it, che è un altro e-commerce che abbiamo seguito. E insomma, abbiamo fatto dei team, due team diversi. Un team era guidato da Sergio, un altro team era guidato da Jacopo, e di lui del secondo parliamo un'altra volta, appunto. Chi faceva parte del tuo team, Sergio? Così li salutiamo tutti quanti direttamente. Allora, salutiamo. Allora, Davide Varchetta, poi abbiamo Enrica, e abbiamo il mitico Tony Blanco, o il Blanco come si autodefinisce, grande Tony, il nostro viaggiatore in arte Antonio Biancardi, non si sa adesso dove è geolocalizzato, però c'è, se non sbaglio, in Spagna. Poi avevamo Luca Salvini, molto bravo Luca, è stata una grande scoperta sia tecnica che umana. E poi insieme a me, diciamo, eravamo in 5 che abbiamo composto, diciamo, la parte proprio il core del team, siamo stati noi 5. Poi chiaramente Jacopo comunque ha collaborato anche con noi, e di la verità comunque c'è sempre stato. Comunque il team era composto da 5 persone, avevamo comunque figure anche abbastanza eterogenee, perché io, diciamo, mi sono occupato sempre della parte strategica e quindi ho supervisionato i vari flussi, non dico funnel, che chi mi conosce sa che cerco di non usare spesso questa parola che è troppo abusata in questo periodo. Abbassati un po' però, perché ti si vede a metà adesso. Vai così un po' più in corso, okay, così ti si vede tutto, ok, ottimo. Alzo la voce allora, così non hanno esatto. No, dicevo, quindi praticamente io supervisionavo, poi c'era Tony che si è occupato un po' del discorso bot, Davide che mi ha curato tutta la strategia di retargeting, Enrica che mi ha curato un po' le campagne di acquisizione e attivazione, e Luca che si è occupato un po' della parte di engagement della community. Quindi abbiamo lavorato a 360 gradi, sia lato acquisizione che attivazione che monetizzazione. Quindi veramente è stato un bel lavoro. Lavorando principalmente su 3 direttrici: da un lato quello di ottimizzare tutto quello che è il flusso di eventi che venivano generati sulla piattaforma, quindi in termini di pixel files; dall'altro lato provando a generare recurring, quindi praticamente utenti che reiterassero gli acquisti, perché è un prodotto molto, molto ricorrente, cioè Dave ha una serie di prodotti che vengono acquistati anche spesso, ha dei cosiddetti true fans. Quindi di conseguenza c'era l'opportunità di farli acquistare più spesso. E poi dall'altro lato, chiaramente, provando ad andare a recuperare coloro i quali anche di impulso aggiungevano al carrello e o comunque venivano a vedere il prodotto e poi lo acquistavano. Quindi diciamo che abbiamo avuto 3 campagne evergreen.
una di retargeting sulle pagine un po' topic focali del sito, un'altra di recupero del carrello abbandonato, che è stato poi il nostro tiro all'occhiello, e dall'altro lato poi quella di riconvolgimento dei vecchi acquirenti. L'abbiamo chiamata retention purchase 30-60 giorni. Quindi possiamo ricostruire tre macro campagne che praticamente che hanno camminato in maniera parallela durante i tre mesi. E poi c'era Luca che invece ci curava tutta la parte di community, lanciando secondo me una novità molto molto interessante, che è quello del live quiz, che ha permesso di stimolare e ingaggiare una community sulla fan page comunque composta da 65k di fan, che non sono pochi, abbiamo avuto delle live, quelle erano delle live vere e proprie, tramite un tool ad hoc venivano realizzati dei quiz interattivi dove chiedevamo delle curiosità sui prodotti. Abbiamo avuto picchi anche di 15-20k di reach, che è tantissimo secondo me, con un engagement esagerato, con 1200 commenti solo una serata. E chiaramente poi queste interazioni venivano capitalizzate perché venivano create delle custom audience e delle LAL, e quindi di conseguenza tutto quello che veniva creato, perciò nella fase iniziale ho parlato di ottimizzazione degli eventi, veniva poi capitalizzato attraverso campagne ad hoc. Veramente un bel lavoro, soprattutto per quanto riguarda il retargeting. Mi sento di spendere una parola alla strategia di retargeting, l'abbiamo ideata insieme io e Davide Varchetta, che è un altro ragazzo molto bravo che mi sento anche di consigliare a tutti se hanno bisogno, e con lui praticamente abbiamo segmentato in maniera maniacale le visite sul sito, andando proprio a creare dei contenuti ad hoc in base alla cosiddetta recency, cioè al tempo trascorso dall'ultima visita o eventualmente dalla to cart. Quindi avevamo tante campagne, visite per esempio view content 14 giorni, view content 10 giorni, add to cart 7 giorni, add to cart 3 giorni, quindi è come se avessimo creato un retargeting sequenziale, che chiaramente portava poi all'esclusione di determinati utenti se chiaramente convertivano, perché ogni campagna poi escludeva i purchase. I purchase a loro volta entravano nella campagna di retention che mirava chiaramente al recurring, e quindi praticamente a generare un'entrata quasi fissa per Dave. Tra l'altro Dave ha anche un prodotto tecnicamente recurring, che sono le mystery box, e quindi praticamente coloro i quali acquistavano più di una volta entravano poi nel segmento, nella sequenza delle mystery box. Quindi in effetti abbiamo avuto questi tre percorsi, e poi comunque cerchiamo sempre di creare una connessione con l'utente. Quello che dico sempre io è che l'utente acquista quando vuole. Possiamo chiaramente implementare... Siamo assolutamente d'accordo. Noi non vendiamo proprio niente. Noi non vendiamo niente. Quello che facciamo è creiamo delle connessioni. Le connessioni possono essere più o meno forti. Una fan page è una connessione debole, ad esempio. Un'iscrizione alla newsletter una volta era una connessione forte. Oggi la newsletter 3.0 è il bot. Bene, abbiamo usato il bot. E qui se ne è occupato Tony. Abbiamo comunque aumentato la base utenti presenti nel bot e creiamo delle sequenze ad hoc. Anche per la tua carta abbiamo fatto delle campagne con obiettivo messaggio, quindi non per forza conversione ottimizzata per purchase, ma avevamo obiettivo messaggi dove poi li portavamo alla conversione all'interno del bot. Quindi quello che mi sento da dire, e poi chiudo perché così poi dopo credo sia giusto anche lasciare spazio alle domande, è che comunque bisogna sempre partire dal prodotto servizio che andiamo a proporre e dal target. Una volta che crediamo che esista un fit tra il prodotto e il target, studiamo a fondo la customer journey dell'utente, cerchiamo di capire quante interazioni, quanti contatti ha bisogno, e soprattutto cerchiamo di capire quali sono le leve, per usare un po' un termine affiliate, quali sono gli angles sui quali lavorare, se hanno bisogno, che poi per angles si può tradurre anche in italiano con beneficio, con soluzione. Quindi alla fine quali possono essere le soluzioni piuttosto che le frizioni che dobbiamo andare a eliminare. Il consiglio che mi sento a dare: leggetevi e conoscete a memoria tutte le recensioni dei vostri utenti e tutti quelli che possono essere i commenti sparsi sulla rete. Iscrivetevi a dei tool tipo Social Mention che vi permettono praticamente di tracciare tutto il comportamento del vostro brand e tutto il cosiddetto praticamente buzz, cioè tutto quello che viene detto sul vostro brand. Imparate da quello che viene detto e proponete contenuti che possano in un certo senso accompagnare gli utenti poi dopo all'acquisto. Stoppo. Penso che queste siano state un po' le linee guida che hanno accompagnato il nostro lavoro. Allora, per fare un attimino il punto, allora, intanto prima di fare un po' un recap,
Volevo ricordare una cosa che vi ho visto fare, che è stata una cosa incredibile. Allora, Dave ha un gruppo, questo e-commerce ha un gruppo collegato, una community collegata, non ha solo la pagina. Sì. Un giorno, mi pare una domenica pomeriggio, adesso se non ricordo male, vedo che c'è un post su questo gruppo che dice Sergio vuole fare un regalo a un suo amico, suggeriteci quali sono i prodotti migliori che trovate nel nostro store. Ok? La modalità di suggerimento qual era? Creare un carrello all'interno del sito e fare uno screenshot al carrello. Allora, detta così, sembra una follia, nel senso che dice, ma chi mai si metterà a mettere dei prodotti in un carrello per far vedere? E invece, io non so quanti commenti sono arrivati, ma secondo me abbiamo passato abbondantemente il centinaio. Abbiamo avuto 135 commenti, per l'esattezza, ricordo a memoria l'evento. La cosa geniale in tutto questo qual era? Non era tanto perché dovevano aggiungere al carrello o fargli fare lo screenshot che a noi interessava abbastanza relativamente, ma era semplicemente che queste persone ci avevano fatto vedere qual era la loro intenzione di acquisto praticamente, perché dicevano io voglio quel prodotto e mi sento di consigliarlo a un altro, quindi quel prodotto per loro era ottimo. E lì si attivava tutto il remarketing di cui vi ho parlato prima Sergio, quindi quello che a me ha colpito di questo tipo di azione è stato proprio il fatto che con una cosa semplice, perché di fatto questa è una cosa semplice, si siano ottenuti risultati incredibili, perché poi entrano tutte queste persone all'interno di un sistema, che è quello del remarketing dinamico, remarketing sequenziale, così, che portano conversioni con poco. Quindi è tutto lì, parte, cioè, la customer journey l'avete studiata talmente bene da capire da dove partire, qual era l'angolo giusto. E lì, per esempio, è un esempio, ne avete fatti anche altri, cioè, io veramente ho visto dei lavori ottimali e vi faccio veramente i complimenti. No, io vorrei aggiungere una cosa a quello che hai detto, Francesco, è che una cosa che tu dici anche spesso nei tuoi commenti e sulla quale sono sempre stato d'accordo con te dal primo giorno, semplifichiamo, perché molto spesso leggo anche sui vari gruppi di sequenze troppo articolate, funnel troppo complessi, molto spesso l'utente non ha bisogno di tanti passaggi, ma ha bisogno del passaggio che vuole, quindi praticamente studiarlo a fondo è come se avessimo fatto una sorta di ricerca di mercato online, come se avessimo fatto un Ryan Survey per gli appassionati di funneling e di Ryan Dees. Quindi in effetti praticamente noi abbiamo studiato quello che l'utente voleva e poi siamo andati praticamente a ricostruire tutte le nostre campagne in funzione di quelle che sono le sue reali esigenze. Quindi semplificazione, che non significa banalizzazione, ma significa dare alle persone quello che vogliono realmente, il fit tra quello che è il prodotto e quello che è poi il messaggio pubblicitario e il target, che secondo me poi è l'essenza di ogni campagna pubblicitaria, che sia online che sia offline. Quindi sicuramente questo. Lato interessi, che questa è una domanda che fanno sempre, non è ancora uscita, ma uscirà tra poco di sicuro. Lato interessi, che cosa avete utilizzato? Allora, per quanto riguarda la costruzione degli interessi, ti spiego. Allora, chiaramente tutti i ragazzi all'interno sono, diciamo, nel senso, sono stati formati anche, diciamo, dal corso, quello fatto da Andrea e poi da te, diciamo, diciamo di Facebook Advanced. Quindi sono stati utilizzati vari tools. La prima cosa che dico sempre è costruire tutto quello che è la sfera informazionale ipotetica dell'utente, cioè quali sono le sue fonti informative, cosa l'utente legge, quali possono essere le sue preferenze, e andare a capire, andarle in pasto ad Audience Insight e capire se sono poi degli interessi reali e concreti, e andare a fare poi un testing. A me personalmente piace molto e abbiamo utilizzato il metodo 2 più 2, che poi è un metodo di cui hai parlato anche tu in un post, cioè due pubblici un po' più broad e due pubblici invece un po' più narrow, con diciamo, nel senso, con più interessi. E poi una cosa che abbiamo fatto e che consiglio sempre a tutti è di andare a fare un po' un test sugli interessi. Come lo facciamo il test sugli interessi? Banalmente iscriviamoci a Di Espresso, facciamoci una free trials di 14 giorni e lanciamo le campagne e vediamoci il CTR sugli interessi. Questa cosa qui, per esempio, ci ha fatto capire che per un determinato target
ti posso anche citare, perché tanto Dave, Davide, so che gli fa anche piacere, perché è una case negativa, i cosiddetti espatriati, gli expats, lì ci siamo resi conto, per esempio, che sbagliavamo con un'eccessiva targettizzazione, perché determinati interessi probabilmente andavano a confluire poi su altri soggetti che non condividevano poi la stessa condizione, perché noi semplicemente volevamo far ricordare a quelli che vivono in Italia, ma che sono americani, che comunque ogni giorno si possono sentire a casa cliccando su www.davesamericanfood.com, e lì quindi in effetti abbiamo lavorato più sul pubblico broad. È vero che esiste la variabile comportamentale expats, però abbiamo raggiunto anche risultati con un pubblico più broad, lavorando ad esempio su un targeting col copy. Quindi il consiglio che do sugli interessi è studiateli sempre e guardatevi tutte quelle che possono essere eventuali fonti informative di utenti. Guardatevi per esempio tu come Habersuggest, per esempio, che vi dà per esempio un elenco di quelle che sono le chiavi che l'utente va a ricercare, le cosiddette chiavi suggerite. Cioè, io sto cercando una cosa e mi dà dei suggerimenti, per esempio, su altre ricerche, e capire poi se possono essere interessi e se questi interessi poi dopo sono veramente, cioè rappresentano poi un target su Facebook o meno. Questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto sugli interessi. Poi di fondo abbiamo comunque sfruttato una piattaforma che comunque riceve tantissime fires, quindi tantissime trigger del pixel. Quando poi ci sono tanti eventi, lì gli interessi diventano un attimo più labili, perché noi abbiamo tantissimi dati, cioè Facebook conosce i dati del nostro utente, quindi quello che deve fare, e se quello che deve fare un marketer, è semplicemente andarsi a prendere questi dati e utilizzarli, creare delle LAL, createvi tutte le LAL possibili e immaginabili per tutte le tipologie di eventi. Noi quello abbiamo fatto, le abbiamo testate tutte all'inizio, abbiamo fatto un EP permanente su tutti i pubblici, e lì praticamente abbiamo visto come la LAL, che come dico sempre è un pubblico freddo, quindi non è un pubblico di retargeting, sia uno straordinario strumento se il pubblico di origine è di qualità. Lì è tutta questione di studio, perché per esempio ci sono dei casi in cui, se noi riusciamo a segmentare bene come l'utente si muove nel sito, riusciamo a farci delle lookalike con pochi soldi già di altissima qualità. L'esempio qui, vedo nei commenti che parlavano di IP Hippo. Io ho visto cosa avete fatto con gli IP Hippo, e semplicemente avete fatto un'azione di branding talmente specifica sul prodotto che andava a beccare un certo target, che una lookalike fatta su quel tipo di prodotto era già perfetta di per sé, nel senso, lavorava già bene. Poi chiaro, va raffinata, si può lavorare tanto, però si studia che cosa si vuole raggiungere, ed è una bellissima cosa questa, secondo me. Non è neanche tanto difficile, credo, perché una volta impostata la cosa va anche avanzata sola, e questa secondo me è un'ottima cosa. Si chiama Uber scritto qui sotto. Le campagne camminano da un paio di settimane adesso quasi in maniera autonoma e continuano a performare. Ci abbiamo chiuso con un ROAS a 5,5. So che io sono il primo sempre nei commenti a dire che il ROAS non vuol dire niente se non conosciamo chiaramente poi la nostra struttura di costi. Però comunque vi posso dire che, data la marginalità del prodotto, lui è inattivo, Dave è inattivo, con campagne che camminano col pilota automatico a 2 settimane. Quindi, come dicevi tu, una volta fatto il lavoro di settings, poi dopo... Sì, basta solo mantenerle. Cioè, a dire anche un'altra cosa, c'è un lavoro che si fa sul branding che poi porta frutti nel lungo periodo, perché abbiamo visto che è un utente recurring, è un utente che tende a riacquistare, è un utente che ha acquistato una volta e magari riacquisterà sotto Natale. C'è anche una questione di stagioni, perché chiaramente d'estate si mangia meno cioccolata, meno porcherie, d'inverno se ne mangiano di più, perché si sta più tempo chiusi in casa, quindi è più facile che ti venga lo sfizio di voler mangiare queste cose. Quindi chiaramente bisogna studiare tutto questo, però adesso si sono messe in 3 mesi le basi per poi arrivare magari prima di Natale con un pubblico che è già caldo, già pronto ad acquistare, che ha già acquistato e che fondamentalmente, se colpito in modo adeguato, può fare numeri veramente interessanti e senza investimenti iper giganteschi, perché è facile lavorare con 20k di budget al mese. Ah, certo. Ma non è questo il nostro caso e non era quello che ci serviva. Il progetto è stato fatto per, diciamo, sbattere la testa contro il muro, con un limite di budget, con un limite di cose che si possono fare. Quindi ottimizziamo, limitiamo, creiamo una base e poi da lì scaliamo. E secondo me siete stati veramente bravi, perché comunque arrivare a un ROAS simile
senza avere tanti dati precedenti, eccetera, si possono fare delle belle cose. Allora, qui c'è una domanda che dice: quindi i pubblici con pochi interessi creano meno caos nelle ad stesse? E qua ti voglio vedere rispondere, perché forse abbiamo idee diverse in merito, vediamo. No, io allora, premesso comunque dipende sempre da, come abbiamo detto, dal prodotto o dal servizio, e però nel senso, io sono uno che non ha molto gli interessi, cioè premetto, nel senso, perché secondo me gli interessi sono, cioè esiste una tipologia di interessi molto più labile rispetto a altri, cioè mi spiego, dato un determinato target, quindi una determinata persona, andiamoci a fare un elenco di potenziali interessi, studiamocele e poi dopo testiamo. Per un prodotto come quello di Dave, paradossalmente andare a inserire una serie di interessi significa semplicemente metterci dei paletti. In altri segmenti, in altri settori, probabilmente una serie di interessi in più ci avrebbero aiutati, senza dimenticarci mai che esiste la funzione anche praticamente restringi. Quindi noi non per forza dobbiamo andare a dare una somma di interessi, dove poi ricordiamoci che l'operatore è OR, cioè nel senso che noi diamo 10 interessi quando definiamo un pubblico, ma Facebook uno, chiaramente diciamo, il funzionamento dell'algoritmo prevede che scelto un determinato pubblico che risponde al mio interesse e performa, lui insiste su quell'interesse, quindi se poi voi volete capire se gli altri interessi performano o meno, li dovete isolare. Perciò ho detto guardatevi CTR, guardatevi gli interessi, quindi non è una risposta univoca, non voglio confondere le persone con questa tipologia di prodotto. Sì, per me troppi interessi ci creavano confusione e ci restringevano molte possibilità in termini proprio di profilazione, individuazione poi di bacheche dove andare a inserire i nostri messaggi pubblicitari. Questo è il mio pensiero. Concordo al 100%. Unica cosa che io posso aggiungere a questo è il fatto che se siamo in una fase iniziale e il nostro e-commerce non ha già dei dati, non possiamo lavorare su lookalike, non abbiamo niente in mano, può essere sensato lavorare su un numero di interessi magari un po' più alto e strutturato, come abbiamo già detto varie volte, con un 2 più 2 o comunque un sistema tipo metto due grandi interessi e una serie di interessi più piccoli a restringere questi interessi più grandi. Ci creiamo una base di interazioni e ci costiamo delle nostre prime lookalike. Funziona molto molto bene, soprattutto su target che rispondono tanto a livello di engagement. Facciamo un esempio: gli animali. Con un target legato agli animali, quello è un sistema che funziona. Un target legato, per esempio, uguale a diciamo gadgettistica o a prodotti che si acquistano di impulso, l'interazione è semplice. Oppure un'altra cosa che io ho testato e che sto finendo di testare in questo periodo è usare Instagram per ottenere tantissime interazioni. Il tasso di interazione di Instagram è, penso, 10 volte superiore rispetto a quello che c'è su Facebook. E quindi possiamo partire da lì se proprio non abbiamo alcun dato. Se dobbiamo partire però da una cosa in cui è semplice interagire, ci conviene usare interessi più precisi, perché altrimenti rischiamo veramente di fare porcherie, cioè sporcarci le audience e poi da ripulirle si diventa scemi. Ok? Bene, altra domandina: come si espande un pubblico? Tra l'altro io cioè, ho aperto un'altra finestra e so la persona che ha fatto questo commento, lo saluto anche, Stefano Lovecchio. Stefano è un collega, è un altro ottimo professionista. In realtà il discorso dell'espansione del pubblico io non lo amo, cioè nel senso che lui sicuramente si riferisce alla possibilità che c'è, cioè Facebook si riserva di inserire praticamente di andare a cercare interessi correlati rispetto a quelli che noi andiamo a inserire, ok? E molto spesso è già flaggata questa opzione. Io la defleggo perché odio perdere il controllo e far fare diciamo il lavoro all'algoritmo. Probabilmente in una fase iniziale sbaglio perché probabilmente, come dicevi tu, c'è bisogno in una fase iniziale su un determinato prodotto di invece di già verticalizzarsi su una determinata cerchia di interessi. Quindi il concetto di espansione del pubblico va testato, stiamo un attimo attenti perché si rischia poi di,
di fuoriuscire un attimo poi dal target, perché poi il concetto di correlazione è molto labile per Facebook, perché il nostro comportamento su Facebook, che è molto eterogeneo, basta andare a vedere la sezione ads preference di ognuno di noi e vediamo che siamo tra virgolette targetizzati e targetizzabili anche da interessi disparati se utilizziamo Facebook per vari motivi. Io personalmente drogo il mio feed solo in base a contenuti digital, proprio perché voglio seguire quel flusso, ma ci sono tante altre persone che invece lo utilizzano anche per motivi personali e quindi si troveranno poi altri interessi. Andare a fare un'espansione diventa un attimo un pericolo, secondo me. Anche secondo me, poi soprattutto in Italia, dove l'algoritmo funziona, ma non funziona bene come magari negli Stati Uniti per questioni di lingua, il rischio è questo. Tra l'altro poi c'è un altro discorso da fare riguardo gli interessi. Il concetto di interesse è, secondo me, abbastanza superato, nel senso, un po' di anni fa Facebook aveva poche categorie, adesso ne ha migliaia di categorie diverse, migliaia, decine di migliaia di pagine con cui bene o male interagiamo in modo più o meno diretto. E questo è un problema. È un problema perché Facebook comunque si salva i nostri interessi nel tempo e quindi io mi trovo all'interno di interessi di cose che magari adesso non mi interessano più e magari 6 mesi fa mi interessavano magari per qualche tipo di studio. Oppure se noi siamo degli utenti magari particolari ma per lavoro siamo costretti o comunque vogliamo seguire anche magari gruppi di discussione diverse perché sono utili per i nostri clienti, rientriamo su interessi che sono fuori da quello che è il nostro vero cerchio di interessi. Quindi a me, ho fatto un esempio pratico, di vedermi le ad sul make-up non me ne frega niente, eppure le vedo perché sono all'interno di alcuni gruppi in cui si parla di make-up. Quindi usare un concetto di interessi nel 2018, a metà 2018, secondo me è abbastanza rischioso, quindi dobbiamo sempre cercare di arrivare a fare in modo che individuato un target, Facebook poi utilizzando lookalike e restringendo queste, possiamo fare le cose come si deve. Ed è abbastanza complesso. Ok, domandone. Cannabis e-commerce e store fisico, non ci provo neanche a sponsorizzare? No. Nel senso, rischi il ban perché dovresti fare delle cose abbastanza al limite, secondo me. Dovresti usare bot, dovresti fare o fare cloaking o fare cose di questo genere, che secondo me non ha molto senso. Usa altri sistemi per promuoverlo e comunque è un mercato già saturo, quindi anche se dovessi cominciare a spingere o fai dei contenuti veramente incredibili oppure le persone non è che scelgono la tua cannabis rispetto a un'altra, la scelgono per vicinanza probabilmente, perché qualcun altro ha detto che è buona, obiettivamente. Quindi torniamo sempre al discorso poi che dicevo io di studiare la customer journey, sono d'accordo con te, cioè molto spesso Facebook non è detto che sia il channel giusto. Tra l'altro anche sul discorso bot, attenzione, perché leggevo recentemente che Facebook ha imparato a leggere i contenuti anche nella sequenza del bot, quindi il ban può avvenire anche in base a una serie di contenuti che noi eroghiamo tramite il bot, quindi anche io lo sconsiglio vivamente come segmento e come settore, perché poi dopo non si recupera più, non è facile poi dopo rientrare. Concordo. Altra domanda qua, invece è sempre dello stesso utente, che tra l'altro è, vediamo chi è, mi pare che sia Ale, sì? Avete consigli per concessionario auto locale, oltre a far vedere le auto? Tocca a te questa, tralascio questa domanda. Allora, concessionario auto locale, oltre a far vedere le auto... Bah, allora, innanzitutto la parola locale è la parolina magica che ci fa un attimo scomparire via gli interessi. Nel senso, pensavo, provare a fare un lavoro di content, ti dico la verità, torniamo al discorso precedente, ho paura un attimo che il processo decisionale dell'utente quando deve acquistare un'auto non preveda, non preveda in maniera chiara e delineata il ruolo di Facebook e quindi del channel Facebook, perché probabilmente o sicuramente la fase di ricerca delle informazioni avverrà su Google, avverrà su determinate piattaforme, eventualmente noi, ma la sto sparando, potremo provare a fare un lavoro contenutistico utilizzando praticamente link siti terzi e poi piazzarci in mezzo il pixel con degli strumenti come se ne parlava anche nella case di ieri, come Pixelmego, Tool, ce ne sono un miliardo, c'è pure Rocket Link,
però secondo me andiamo solo a ingrandire la customer journey dell'utente e rischiamo solo di spendere budget. Facciamo vedere le auto, facciamoci trovare, potremmo fare ad esempio, potremmo provare a fare un po' di lead ads per ottenere il numero di telefono e provare poi dopo a fissare un appuntamento telefonico in sede per fare vedere poi l'auto, perché l'auto poi è un prodotto che va testato, va visto. Si fa un po' di difficoltà secondo me nella fase di acquisizione più che in quella di attivazione, quindi nel first entry, nel primo momento di contatto con l'utente. Lì, tra l'altro, poi è una domanda che non è costante. Compri l'auto quando ti serve, non è che... Yeah. Tra l'altro la compri una volta ogni 10 anni, ogni 5 anni, non è tutti i giorni compri l'auto. Quindi è molto difficile. È una questione, secondo me, di lavorare sul brand nel tempo, quindi fare in modo che l'utente riconosca il tuo concessionario come affidabili. Ed è alquanto complesso, secondo me, in quel target. Ho già fatto dei test, non sono andati proprio particolarmente bene. Comunque, pazienza. Altre domande. Tempi di approvazione della campagna, a volte la fase di analisi dura pochi minuti, altre addirittura un giorno, e dipende da cosa promuovi, tutto lì il discorso, e dipende anche un po' dei casi. Ci sono degli account che ogni tanto vanno in revisione manuale e quindi succede che ci mettano di più ad approvarti le ad, oppure se la tua ad ha alcuni termini che attivano una revisione manuale devi aspettare finché la fanno. Potrebbero volerci minuti come ore, come giorni, sempre che non ci siano bug nella piattaforma, che in realtà sono abbastanza probabili in questi giorni. Io non so te, Sergio, ma io oggi ho avuto una serie di problemi con l'attribuzione delle conversioni e soprattutto con la programmazione dei post, che fa paura. Non riuscivo a creare dark post, non riuscivo a vedere conversioni, non vedevo niente da stamattina. Poi a un certo punto, alle 19:30, ho rivisto le conversioni della giornata per un e-commerce, o in un altro caso ancora adesso non posso fare la promozione di un dark post perché non si riesce a crearlo. Sono bug, speriamo che domani vada meglio. Io ho un bug che sto notando invece, che il valore delle conversioni, cioè il cosiddetto parametro value del purchase, ok, non glielo passa con correttezza o glielo passa qualche giorno dopo. Mi ricordo che anche su un post ne abbiamo discusso insieme di questa cosa che sta capitando, che in effetti praticamente non passa il valore della conversione. Quindi ti trovi, ad esempio, vai a leggere spannometricamente i dati di una campagna piuttosto che di un account e ti trovi un determinato ROAS, perché probabilmente il valore delle conversioni di un ad set è 0, dove invece sono stati registrati gli acquisti. Quindi state attenti anche nella lettura e nell'individuazione di determinati KPI, perché c'è questo bug, cioè io sto notando questo bug e la cosa a un certo punto mi ha anche rinfrancato, perché ero un attimo preoccupato di determinati numeri, poi dopo sono andato ad analizzare e ho visto le conversioni 0, 6 acquisti. Va bene, tutto a posto, quindi come diciamo qui a Napoli, tutto a posto. Che abbiamo fatto, non possiamo aver fatto 6 acquisti da 0 euro. Ah, non penso che avevano 6 codici sconto del 100%, però no, non credo. Andiamo avanti. Secondo voi, per campagna lead direttamente su Facebook senza funnel sul sito, di cosa devo tenere conto maggiormente? È una domandona questa, secondo me, nel senso che probabilmente dipende dal prodotto, non è che sei una scienza. Sicuramente devi beccare l'angolo giusto di copy, secondo me, capire che pubblico hai, qual è il vantaggio che avrebbe un utente potenziale a lasciarti il suo contatto, che non è assolutamente semplice da capire, e poi testarlo. Il concetto di funnel è utile in alcuni casi, non sempre, e ve lo spiega anche Luca Mastella più o meno ogni giorno sta cosa. Cioè, il funnel è un qualcosa di dopo, che viene dopo, e molto spesso i funnel servono per riattivare, per aumentare il numero di conversioni, per ottimizzare tutto il flusso, però... Quando dobbiamo acquisire un lead da zero, da freddo, dobbiamo capire cosa vuole questo lead e perché dovrebbe lasciarci il contatto. Il resto non serve, cioè non serve, è meno importante, quindi dobbiamo ragionare su questo. Non so se hai altro da aggiungere tu in merito. No, da aggiungere una sola cosa che noto spessissimo, perché come ti leggo e rispondo a tanti commenti, che manca sempre una valutazione molto spesso, però non è né una critica né una colpa, perché anche io facevo questi errori, quella proprio come dicevi tu, di ragionare sul prodotto e di ragionare sul target e di capire poi in che modo possono essere combinati. Cioè pensiamo sempre a noi stessi, pensiamo sempre
io darei il mio contatto, il mio riferimento, il mio nome a qualcuno qualcosa, e in cambio di che cosa? Quindi chiaramente fare una campagna di generation innanzitutto ha senso o meno farla, perché a volte potrebbe anche non avere senso e si dovrebbe lavorare direttamente sulla vendita, giusto? O altre volte in altri segmenti fare un lead è proprio la condizio sine qua non per iniziare poi un lavoro di nurturing sull'utente. Quindi ragioniamo sempre sul prodotto, target e eventuale customer journey. Poi dopo pensiamo ai funnel, perché come dici tu, il funnel è un sistema che genera valore a 360 gradi, ma devi avere una base, devi avere dei dati, devi soprattutto ipotizzare una traiettoria. Se non hai dati, la traiettoria la devi costruire. Questo ragionamento va fatto sempre ex ante, e poi dopo si ragiona sui channel e su tutto. Se non conosci il target, se vuoi il target non è su Facebook ma è su LinkedIn, e quindi probabilmente mi devo fare una lead ad su LinkedIn. Si può fare, la paghiamo tantissimo perché il CPC su LinkedIn è di 2 euro, 2,50 euro in Italia, però converte. Poi pensiamo sempre ai nostri margini, ci sarebbe da parlare da qua fino a domani sul target. Sì. Un giorno faremo una lezione su questa cosa. Come dice Andrea anche nel corso e come hai sempre detto tu, vai. Ok, domandona. Posso chiederti se secondo te l'età di una campagna aiuta ad abbassare il budget? Credo che sia BDG sia per budget. Età nel senso, se acquisisce tanti dati, probabilmente riesci a ottimizzarla meglio. Per il resto non mi è molto chiaro cosa intendi in questa domanda. Se ce la spieghi meglio, magari ti diamo una risposta più specifica. Se hai l'età, l'età demografica, in realtà no, perché dipende dalle aste, come sempre. Magari è un prodotto che è per 15 anni, quindi tutti bidano sui 15 anni, quindi neanche abbassi i costi. Penso che altro non sia da dire. Qua invece una domandona difficile per Sergio. Consigli per un'attività per un'agenzia immobiliare? Lo sai che un esperto di Facebook Ads per agenzie immobiliari è proprio Tony, ma a parte scherzi, io ho una case, ho un lavoro fatto proprio con Tony su un'agenzia immobiliare geolocalizzata, quindi chiaramente, che lavorava su un determinato territorio con un determinato mandato. Noi lì abbiamo chiaramente lavorato provando a creare lead sotto forma di contatti telefonici soprattutto, e quindi praticamente la nostra sequenza prevedeva un'acquisizione dell'utente con la possibilità o di creare un post multifoto dove chiaramente si mettevano in mostra, si facevano vedere le case, a prescindere che le si, in quel caso vendeva ville, quindi facevamo questo multifoto dove facevamo vedere ville molto belle, ne mettevamo in mostra, ecco, l'angles era quello dell'esteriorità, della bellezza della villa, provando a creare interazione, provando a stimolare il commento, e poi dopo lavoravamo o con il growth tool di ManyChat Facebook Comments, provando quindi praticamente a far entrare subito l'utente in una sequenza dove poi dopo chiedevamo il numero di telefono poi veniva passato tramite Zapier su uno spreadsheet di Google, lì se lo andava a prendere il l'addetto dell'agenzia immobiliare e chiamava immediatamente entro 10 minuti, ragazzi, che sono 10 minuti di tempo, dopo il lead è perso su un settore, su un segmento così particolare come quello delle agenzie immobiliari. Oppure lavoravamo con le lead ads lì praticamente provavamo anche a ottenere il contatto tra virgolette a freddo, creavamo delle LAL per interazione in base a questi multifoto, e o comunque provavamo a dare uno spunto, anche se come dicevi tu anche la casa è un po' simile all'auto, cioè nel senso che è uno stimolo. Il processo decisionale è composto da una scoperta quando noi non sappiamo ancora di volere qualcosa, poi c'è lo stimolo, cioè io ho lo stimolo di fare qualcosa, che è uno step successivo. È difficile, Facebook lavora sulla scoperta, è difficile fare venire voglia a qualcuno di comprare casa. Sì, si potrebbe lavorare su determinati segmenti, coloro che si stanno per sposare, sulle coppie, però si rischia di spendere budget e si rischia di andare off target con punteggi di pertinenza anche molto bassi. So che comunque alla fine non è sicuramente la principale metrica di valutazione, però comunque queste cose vanno considerate. Quindi il consiglio che mi sento di dare di provare a fare il lead e poi di farlo lavorare telefonicamente, chiaramente. Bot, provateli, perché col post interazione può uscire qualcosa di simpatico. A noi è stata una discreta case, è andata bene. Ok, molto bene, grazie, anche perché questa qua è una cosa veramente interessante.
Secondo voi Facebook in Italia riesce a capire il mio pubblico ideale mettendo uno o massimo due interessi a pagine di competitor? Cioè è meglio mettere pochi interessi a pagine simili al mio servizio e faccio fare il lavoro sporco a Facebook? Sì, direi di sì. Facebook è abbastanza bravo a fare queste cose qui. Poi dipende molto anche dal tipo di contenuto. Allora, se ne parlava, ne parlavo l'altro giorno Nico Nuzzi, che è un ragazzo che si occupa di e-commerce, e diceva che fondamentalmente dobbiamo stare molto attenti anche a quello che è la parte di immagini e di creatività che andiamo a usare, perché comunque Facebook tagga qualsiasi cosa, quindi tagga le immagini, tagga il copy, tagga tutto quello che c'è all'interno della nostra inserzione, non solamente il target. Quindi se vogliamo aiutare Facebook, se vogliamo fare in modo che l'algoritmo funzioni meglio, dobbiamo strutturare la nostra campagna in modo da essere dal punto di vista creativo molto molto pertinente. E quindi chiaramente più pertinente è la campagna, più è facile per Facebook individuare chi è il target di riferimento, individuare il target di riferimento all'interno dell'interesse che noi gli diamo, ok? Se partiamo da interessi abbastanza specifici, come potrebbero essere i nostri competitor, sempre che i competitor siano targetizzabili e sempre che non abbiano dei pubblici troppo ampi, perché chiaramente lì è un limite, sicuramente otteniamo dei buoni risultati. Facebook è molto molto bravo a ottimizzare. Dipende anche sempre però dal prodotto, perché e da quello noi ci aspettiamo da quell'ad. Se Facebook per quel tipo di prodotto fa solamente un ruolo di creare awareness, creare visibilità e creare valore percepito e poi fa solo un ruolo di conversione upsell, tutta la parte di nurturing interna è fuori da Facebook, benissimo ragazzi, noi non possiamo farci niente, quindi non possiamo dire Facebook non funziona oppure non ho avuto conversioni. Non hai avuto conversioni perché non potresti mai avercele. Ce li avrai dopo, ce li avrai un giorno, quando avrai fatto tutto il resto del processo. È un ragionamento difficile, è un ragionamento avanzato, però è l'unico ragionamento che abbia senso fare in questo momento se vendiamo prodotti che non hanno un processo di acquisto di impulso. Se vendiamo il guanto per il gatto, ok, che ormai per carità è un prodotto abbastanza, diciamo, passami il termine, sputtanato, se non fosse un prodotto di questo genere, chiaramente sì. Sarebbe un prodotto con acquisto di impulso, in due secondi uno decide se comprarlo o meno. Se devo vendere una casa, probabilmente Facebook non è tanto utile, è più utile fissare una visita, portarli a vedere la casa e dopo decidere non se acquistarla, come idea. Poi, qua arrivano un sacco di domande. Ok, questa è per te. Inbound marketing per una fase di lancio di un brand, la vedi una scelta giusta per dare autorevolezza e valore al brand oltre a definire il target per un e-commerce? Beh, nel senso il brand per definizione è un plus, cioè nel senso è un insieme proprio di, qua faccio un po' l'economista, perché 10 anni fa mi sono laureato in una mia azienda, non mi ricordo più niente, però il brand è proprio di per sé, è un costrutto di variabili che tendono comunque a creare autorevolezza, credibilità, authority nei confronti di un determinato pubblico. È chiaro che se c'è l'opportunità e ci sono i mezzi, soprattutto c'è la forza di lavorare sul brand, per noi può essere solo un vantaggio, soprattutto in determinati segmenti, in determinati settori, dove chiaramente il brand fa la sua parte. Ecco perché dico sempre, non si può non partire da un'analisi del mercato, un'analisi e un reverse dei competitor, un'analisi del prodotto servizio e capire poi quanta quota parte deve essere attribuita alla fase di creazione di una brand awareness considerevole per poi arrivare alla cosiddetta brand equity, cioè quel valore differenziale che il nostro brand ha nelle scelte degli utenti rispetto a determinati altri fattori. Quindi un e-commerce è una piattaforma olistica, ma è un, cioè va fatto un business plan, va fatto un piano di marketing, all'interno del piano di marketing va capito, va inquadrato quanto può essere importante il brand. L'unico fit che non riesco a individuare bene è questo, diciamo, senso, questo confronto, questo match con l'inbound marketing, perché in realtà l'inbound per definizione è un qualcosa che lavora molto più sulla parte contenutistica, sulla parte di attrarre l'utente e non andare, tra virgolette, ad aggredirlo. In questo senso, allora la risposta potrebbe essere: lavoriamo sul brand, creiamo contenuti e creiamo quindi un'awareness molto ampia, molto, molto, molto valida per l'utente. Quindi creiamo valore. Questa potrebbe essere la risposta, anche se comunque non si è parlato di prodotto servizio, quindi non riesco poi dopo a entrare nel dettaglio della domanda, però potrebbe andare bene, credo.
Sì, penso anch'io. Tra l'altro, l'unica cosa che bisogna sempre ricordare dell'inbound è che è un sistema a più fonti, e quindi è vero che c'è il contenuto, ma ci deve essere anche una struttura che permetta all'utente di vedere questo contenuto nel modo corretto, e quindi anche delle fonti di traffico diverse che comunque partano sempre da quello che noi abbiamo detto questa sera, il target. Se non abbiamo il target, possiamo fare tutto l'inbound che vogliamo, ma rischiamo di buttare via risorse, e nessuno di noi vuole buttare buttare budget. Ok, allora, altra domanda, poi alcune rispondiamo nei commenti, perché sennò andiamo avanti 100 ore, io tra 10 minuti vorrei staccare, se è possibile. Chiudiamo con queste ultime domande, poi se ne arrivano altre rispondiamo nei commenti. Quanto fate durare di media una fase di test? Io almeno un paio di mesi, però è un test completo sull'azienda, sul singolo ad, chiaramente anche un paio di giorni, dipende un po' dall'ad. Non so, tu come agisci di solito con quel test? Chiaramente dipende, oltre dal tutto il servizio, anche da quanto poi è contingente l'obiettivo, cioè nel senso che se siamo in una determinata fase, come ad esempio la fase saldi, ok? Fare testing, c'è una fase di testing anche in questa fase, ma chiaramente sarà minore rispetto all'altra fase. Una fase di test può durare da un giorno fino a anche a 3 mesi, dipende dal prodotto. Io normalmente ragiono più in termini di quota budget dedicata al testing piuttosto che al timing del budget. In questo caso qui, tra un 20 e 30% di budget io lo dedico sempre alla fase di testing, anche perché poi tutto quello che vado a testare rappresenta poi dopo la base per quelle che sono poi le future attività. Quindi io faccio 20-30% dedicato al testing, cerco di capire e selezionare quali sono le variabili che devo andare a testare e le testo, e poi dopo le metto a disposizione delle nuove campagne. Questo è un po' il consiglio che do. Più che guardiamo le percentuali. Ok, concordo. Allora, da cosa dipende l'enorme mole di contenuti localizzati in maniera errata sugli ads rispetto all'oggetto della realizzazione scelta? È arginabile? Beh, dipende intanto come l'hai impostata la lead ads. Perché? Perché intanto devi riuscire a geolocalizzare nel modo corretto, escludendo tutti quelli che non sono nella tua zona, e quindi probabilmente devi andare a selezionare gente che vive nella tua zona e non tutte le persone nella tua zona, perché altrimenti le persone che si muovono e passano in quella zona lì spesso, come chi ci lavora, ad esempio. In più c'è un altro discorso da fare: le lead ads sono imprecise di per sé, non hanno mai funzionato tanto bene dal punto di vista della geolocalizzazione, quindi non ci sono tante cose che puoi fare per arginarle, se non quelle di scegliere la lingua e la zona nel modo più preciso possibile usando CAP o altro. Penso si possano dire. Sì. Non so se hai altro da aggiungere. No, concordo con te, si può lavorare sulle esclusioni, si deve stare attenti sulla variabile geografica, come dicevi tu, senza lasciare tutti in quel luogo, ma le persone che abitano, per esempio, non beccare quelli che passano alla fine, sicuramente. Ok. Vabbè, mi è capitato attraverso articoli pertinenti. Ok, perfetto. Simo fa una domanda difficilissima. No, non è vero. Lookalike su custom audience. Di sicuro, no, di solito, qual è la grandezza minima della custom audience che consigliate? Allora, se posso vado io, dai, questa mi piace. Vai. A me piacciono molto le lookalike. Allora, diciamo, la grandezza minima per Facebook è 100 unità di una LAL, ok? Facebook consiglia di creare LAL con un pubblico tra i 1000 e le 50.000 unità. Io dico che ho avuto risultati con delle LAL from custom audience anche di 100-200 unità. Perché? Perché erano purchase, cioè utenti veri che avevano acquistato. Quindi la grandezza minima dipende dal pubblico di sorgente, dal pubblico di origine. Tanto migliore e tanto più abbiamo controllo sui dati della custom audience, quindi una custom audience che deriva da un CSV di nostri utenti è una custom audience che noi possiamo avere la certezza di dire questi utenti rispecchiano il nostro brand, il nostro prodotto, lì la grandezza minima può essere anche 100, che è la grandezza minima che Facebook consiglia. Viceversa, pubblico per interazione, per esempio, che un pubblico, come parlavo prima, una connessione non per forza forte, lì consiglio di avere almeno una base 5, 6, 7, 8,
non meno, perché altrimenti se no rischiamo di avere dati imprecisi, perché la varianza è troppo, diciamo, è troppa, ecco, passatemi il termine, quindi di conseguenza non riusciamo a essere precisi. Quindi purcisa anche 100 per me la grandezza minima. Sì, dipende poi anche dalla difficoltà di ottenere quei purcisi, chiaramente. Prodotti più semplici, che costano di meno, hanno una velocità di acquisto più alta, quindi chiaramente la varianza all'interno è più alta. Cioè, bisogna capire che noi abbiamo 300.000 utenti, okay, che dovrebbero essere simili a una base. Se la base è piccola, o è precisissima, oppure quei 300.000 non sono tanto vicini. E quindi è un rischio, semplicemente. Ok, allora, allora scegliamone un altro paio. Avendo tantissimi competitor, sono certo che un 20-30% del budget lo perdo per click da parte dei competitor curiosi. Come faccio ad escluderli? Non puoi. Non è come AdWords, quindi non si può. Non c'è modo e te li tieni. Ok, questa è una domandona difficile che c'era stata questo pomeriggio e ce la stavamo perdendo. Creazione di un brand turistico da parte di imprese di un borgo della Sicilia che vuole puntare sulla gastronomia tipica, sul relax, sull'incentivare i turisti nella creazione di post, foto e video geolocalizzati in cambio di servizi extra da dare agli operatori turistici associati. Questo è difficile. Perché in effetti l'obiettivo è quello di ottenere i cosiddetti UGC, User Generated Content, per poi monetizzare su una sorta di affiliazione con gli operatori turistici. Questo è un po' il modello di business. Qui per la creazione di un blog di sorti imprese qui sicuramente l'obiettivo è quello che bisogna creare secondo me qualcosa che ingaggi, crei quasi una sorta di competition, una sorta di, diciamo, di contest tra utenti, perché se vogliamo che l'utente produca qualcosa, dobbiamo dare qualcosa in cambio. Mi verrebbe quasi di pensare a sistemi tipo, non so se ricordi, Foursquare sulla geolocalizzazione, Beige, che dava diciamo una sorta di gamification legata praticamente a un contenuto territoriale. Potrebbe essere questa l'idea, cioè di creare però è difficile, nel senso c'è una piattaforma, un sistema a punti da regalare tra virgolette agli utenti per la loro creazione di contenuti, e a questo punto poi quei contenuti lì, quell'utente lì sarebbe poi ingaggiato tra virgolette dagli operatori turistici associati, che potrebbero tra virgolette sponsorizzare la piattaforma. Quindi si potrebbe creare un... Dobbiamo sempre tenere conto che questa roba funziona se hai un posto grande, cioè se tu hai 500 turisti al giorno, non fai numeri. Se sei a Roma che ha milioni di turisti ogni giorno, allora magari questa cosa può funzionare. Ecco, io la vedo dura, questo tipo di modello di business è veramente complesso. E tra l'altro parte tutto da un mondo che è quello della awareness online sul turismo, che necessita di grandissime risorse, ragazzi. Quindi non è detto che sia effettivamente efficace. Cioè, se non avete tanti soldi per fare PR, PR vuol dire articoli, articoli di giornale, video online, cose di questo genere, si fa fatica a tirare numeri. Se si fa fatica a tirare numeri, chiaramente un sistema di questo genere qui, che genera valore solo se ha numeri, non funziona. E quindi bisogna lavorare pre. Poi il post vuol dire avere una piattaforma fatta su misura, e bisogna capire se il valore generato, quindi il modello di business, è sostenibile. Lì è tutto da vedere. Ok, ottimo. Allora, io direi che sono le 22.08, è un'oretta che parliamo. Penso che sia sufficiente per oggi. Credo che, insomma, qualcosina di interessante siamo riusciti a dirlo. Se avete altre domande, ragazzi, scrivetene nei commenti, poi vi rispondiamo volentieri, come facciamo sempre io e Sergio. Se poi vengono dei dubbi rivedendo la live, siamo qui a disposizione. E cos'altro? Ci vediamo presto. Fateci sapere se questo tipo di cosa vi è piaciuta, quindi questo tipo di live vi è piaciuto, perché ne faremo altri anche in futuro, se volete, magari dopo le ferie, vediamo. Vi ringrazio i 42 che sono presenti adesso, ma abbiamo toccato anche punti di 60-70 utenti, quindi va molto bene, e ci rivediamo molto presto. Grazie. Ti ringrazio, Sergio, e noi ci sentiamo presto e niente, così ci sentiamo presto. Dai, ciao ragazzi, ciao, okay. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.
alla prossima, ciao, grazie.